Morning Youtubers, ciao a tutti ragazzi, e come premesso eccoci su Hardline. E ho pensato, avendo preso la Definitive Edition, di portarvi l'apertura dei Battle Packs, che sono un po' stile spacchettamenti dei pacchettini di FIFA, ma del resto non credo che tutti abbiano preso la Ultimate Edition, che è quella che comprende, oltre ai vari Battle Packs, anche il Plus per avere tutti gli DLC, oppure la Deluxe Edition. Quindi se siete curiosi di vedere che cosa c'era dentro, qui potete vederlo. Allora, ci deve essere anche qualche battle pack extra che è stato dato a chi ha giocato la beta. Comunque, in sostanza, le cose che sicuramente si sapevano, cioè quelle che ci dovevano essere dentro, erano tre armi esclusive: il CAR, che è sostanzialmente l'S23, la CVR e l'L85A2. Per il resto ci sono i plus, che servono per aumentare l'esperienza, ma funzionano in maniera un po' diversa rispetto a Battlefield 4, perché sono legati ai personaggi, quindi ne potete usare 4 differenti su 4 personaggi e ognuno ha il suo obiettivo, cioè non è un plus generico che vi aumenta i punti a caso, ma soltanto se fate determinate cose. Ad esempio, c'è il plus per l'obiettivo e voi, nel momento in cui, che ne so, andate a conquistare le bandiere piuttosto che conquistate le macchine su Hotwire, lì vi aumenta l'esperienza. Poi c'è anche qualche immagine per farcire il nostro avatar del Battlelog, varie mimetiche per attamarare le armi, fra l'altro ho trovato anche una stealth per i mezzi. Quindi direi che dopo aver attamarato per bene le nostre armi, vi porto qualche immagine della primissima partita giocata qui su Hardline, ovviamente esclusa la beta, e così posso parlarvi un po' delle prime impressioni che mi ha fatto il gioco. Allora, se volete riassunto in poche parole, il gioco mi è piaciuto parecchio e credo che aver preso la Ultimate Edition sia stata una scelta saggia. Perché? Perché si poteva un po' temere questo acquisto fin dal day one, anzi prima ancora, visto che il gioco l'ho preso in preordine, quantomeno per via della recente esperienza su Battlefield 4, cioè temere in sostanza che il gioco soffrisse di parecchi problemi, di netcode, temere il rubber banding, provare insomma ad avere un poco più i piedi di piombo, anzi andarsi un po' cauti per la paura di ritrovarsi magari un titolo fra le mani non completo o comunque impregnato di problemi. Così non è stato, per quanto comunque ci siano ancora qualche piccolo problema, ad esempio sui muri invisibili. Per quel poco che ho giocato fino adesso vi posso dire che il gioco gira bene, non ho mai avuto problemi pesanti di netcode o comunque qualcosa che mi facesse pensare ecco ci siamo di nuovo, anzi proprio come impostazione di gioco questo Hardline è molto frenetico rispetto a Battlefield 4, sinceramente, pur essendo un Battlefield, sappiamo che questo è uno spin-off e che quindi i confronti con i titoli della serie principale, in particolare con il 4, contano quello che contano. Il contesto è radicalmente diverso: se in BF4 si vuole simulare l'idea di essere in una guerra con mappe enormi, carri armati, insomma una certa serietà anche nelle scelte grafiche che portano comunque ad un realismo nel titolo, qui siamo proprio in un contesto differente, a prescindere dal discorso poliziotti o ladri, ma anche delle scelte grafiche nell'evolution più leggera rispetto al passato, che in certe mappe addirittura si riduce a un cambiamento meteo, in sostanza. Anche se comunque sulla evolution bisogna fare un discorso un pochino più approfondito, perché se in BF4 era più o meno omogenea, qui si presenta con dei pesi un po' differenti a seconda delle varie mappe in cui giochiamo. Cerco di spiegarmi meglio: se in alcune mappe è poco presente la distruttibilità, che muta addirittura il gameplay, in altre invece è forse un po' troppo invasiva. L'esempio che posso portarvi è quello di The Block, che è ovviamente una mappa del gioco ed è una sorta di quartierino residenziale, una mappa piuttosto piccolina, e si gioca in un complesso di case centrali che sono tutte quante distruttibili, sia a livello di pareti, quindi potete limitarvi a far giusto un buco nel muro, oppure sparare elettrodomestici e questi prenderanno fuoco, tutte le case prenderanno fuoco, oppure potete continuare ad infierire, le case crolleranno a quel punto, e in quei momenti è quasi impossibile sparare, perché diciamo che l'effetto del terremoto, diciamo così, che le casette creano cadendo è fortissimo, e come se non bastasse segue una coltre di fumo non indifferente, e questa cosa, diciamo, ripetuta per tutte le varie casette può essere abbastanza pesante. C'è una evolution che rompe parecchio le scatole in quella mappa. Comunque in altre mappe, come dicevo prima, ad esempio in Dust Bowl, c'è chi si è lamentato dell'effetto contrario, cioè sì, a metà partita c'è la tempestina di sabbia, però poco di più, cioè non c'è giusto qualche casetta che si può rompere, ma pochissimo. Comunque lasciamo da parte il discorso sull'evolution e passiamo a cose un pochettino più serie.
Qui, come sapete, le armi non le sbloccate con l'esperienza di classe, ma le dovete comprare con i soldi accumulati in gioco, ovviamente. In sostanza, cioè, voi potete giocare magari tanto con il professionista, che sarebbe il cecchino, e usare poi i soldi che avete accumulato per comprarvi magari tutte le armi del medico. Ecco, anche se comunque gli attachment, ossia le varie modifiche alle armi, i mirini, le impugnature, le sbloccate comunque o con i battle pack come prima, o comunque giocando con quell'arma lì. Quindi facendo delle kill con quell'arma. A livello di sensazioni, ragazzi, vi ho già detto la mia, il gioco mi sembra girare piuttosto bene, grossi problemi al momento non ce ne sono, o quantomeno io non li ho visti. Il gameplay è più fluido e frenetico di quanto visto su Battlefield 4, e anzi ho avuto qualche déjà vu sul canale di Noshard di Battlefield 3 ogni tanto, e sono un pochino dispiaciuto però del fatto che rispetto alla beta abbiamo un personaggio un pochettino più rallentato, eh? Mi piaceva più come era fluido prima. Le armi hanno molto carattere, nonostante siano un pochettino di meno rispetto a Battlefield 4, quantomeno per adesso, poi vediamo con i vari DLC, sono comunque caratterizzate in maniera molto pesante, in maniera molto netta. Il gioco non è facile, anzi forse è più complicato rispetto a Battlefield 4 fare dei buoni risultati, non lasciatevi ingannare dalla pucciosità o dal fatto che la grafica non sia iperrealistica. Quindi, non abbiamo perso il lato competitivo in PvP rispetto a prima, non abbiamo perso niente, anzi forse è aumentata questa sensazione. Quindi tenetevi pronti, ragazzi, che arriveranno video su questo titolo. Ovviamente sto ancora pensando a quali fare, a quali ha senso portare prima di altri. Sto pensando a portarvi un video con il Carla CVR LL85A2, questo perché ho visto che la maggior parte di youtuber si sta concentrando sull'M416 e sull'M16A3, e quindi magari vi si porta un po' di varietà sotto questo punto di vista. Quindi, ragazzi, direi che questo qua è tutto quello che vi dovevo dire. In sostanza, lasciate dei like, dei commenti, condividete il video. Arriveranno, come vi ho detto, presto altri video su Hardline, e cercherò comunque di non abbandonare anche gli altri Battlefield e di portarvi dei video anche su quelli. E niente, direi che noi ci vediamo presto.